del finanziamento della Chiesa, per cui oggi assistiamo al fatto che la Chiesa, cioè a dire uno Stato straniero, riceve dalla Repubblica l'otto per mille, mentre il sistema dei partiti e della politica, cioè la democrazia dello Stato italiano, non riceve assolutamente contributi sufficienti. E come mai? E quindi avrei dovuto fare l'otto per mille per la Chiesa e l'otto per mille per i partiti. Certo, non l'ho fatto, come non ho fatto tante altre cose, certo. Non ho fatto tante altre cose, però. Comunque sia, lei è stato condannato a 25 anni di galera e inseguito da 5 mandati di cattura internazionali e comunque ha più processi di un padrino della mafia. Come è riuscito a tanto? Ma devo dire che io ho 5 mandati d'arresto internazionali, credo di essere paragonato ai grandi criminali della Bosnia, dei grandi criminali del mondo, che è uno degli aspetti di questa infamia nei miei confronti. Se lei pensi che uno dei mandati d'arresto si riferisce a un rapporto di polizia in cui dice che io sono irreperibile, lei è riuscita a trovarmi, sì. Ha fatto fatica a trovarmi. No, lei è un latitante eccezionale, con indirizzo, telefono, fax e tutto. Lei è riuscita a trovarmi, sì, quindi sì. Mi ha reperito. Sì. Invece la polizia italiana fece un rapporto dicendo che io ero irreperibile. Quindi mi ritengono in pericolo di fuga e io sto a pochi chilometri dal mio paese, dove comunico regolarmente con il mio paese. Questi 5 mandati non hanno nessun senso, sono un atto di prepotenza. Guarda caso, il primo mandato viene spiccato un anno dopo che io sono qui, un anno dopo, e viene spiccato quando io deposito in un tribunale di Milano una documentazione che riguarda le relazioni ambigue tra l'eroico signor Di Pietro e i suoi amici, ivi compreso il famoso avvocato Lucibello. Quando io deposito questa documentazione, scatta improvvisamente, dopo un anno, una perquisizione sui miei uffici, chissà cosa hanno trovato, non hanno trovato un bel niente, una intercettazione illegale sulla mia residenza tunisina, non hanno trovato un bel niente, e il primo mandato di arresto. La reazione è perché io mi sono permesso di ritornare sull'argomento di questo falso eroe, di questa grande mistificazione italiana che risponde al nome del signor Di Pietro, protetto da dei clan giudiziari e da clan giornalistici, i quali hanno colpito sistematicamente tutti coloro che si permettevano di avvicinare all'area del santo. Io all'area del santo mi avvicinai e subì il primo mandato d'arresto, poi ne arrivarono gli altri, che sono una serie. Questa è una condizione assolutamente intollerabile, per avere la possibilità di tornare nel mio paese, mi inchioda in un esilio che è un esilio in un certo senso doloroso, tutt'altro che dorato, come si dice, certo. E che io spero che un giorno o l'altro venga rimossa da una giustizia vera, da una giustizia che restituisca all'Italia l'onore della giustizia, perché ciò di cui bisogna fare piazza pulita è la giustizia politica, la giustizia spettacolo ed anche la giustizia mercato. Il giorno che l'Italia avrà la forza di liberarsi da questo peso, l'Italia si libererà da una vergogna. Il suo principale accusatore comunque è Antonio Di Pietro, divenuto il simbolo di Mani Pulite. Ecco, lei spesso ha detto di avere un poker d'assi contro di lui, ma se ce l'ha queste carte, perché non le mette in tavola? Io penso che di questo frutto di una grande mistificazione, perché di questo si tratta, una grande mistificazione, un prodotto tipico dei tempi nostri. Su personaggi di questa natura, se non ricordo male, il cinema americano ha fatto dei film. Ne faremo uno anche noi un giorno o l'altro. Sì, ma non sarebbe bello. Io penso che in Italia ci sono tante autorità che hanno tutti i poteri per andare a ricostruire o a ricercare l'esistenza o meno del fondamento reale
dei sospetti che gravano su questo personaggio, perché su tutta la vita di questo personaggio gravano sospetti di varia natura, che vengono avanzati o da una parte o da un'altra, sospetti di abusi d'ufficio, di abuso di potere, di favoreggiamento, di corruzione, di illegalità di varia natura. Ma lei di questo signor ministro della Repubblica, ministro della Repubblica, guarda caso ai lavori pubblici. Ma lei personalmente? E allora, no, io personalmente sono in attesa che si faccia verità, che i discorsi non si facciano a metà, che vengano fatti per intero e che si vada a scavare sino in fondo. Chi ci ha provato sino ad oggi, gli hanno tagliato un dito, a chi una mano. A lei tanto gli hanno tagliato quasi tutto, nel senso che è costretto a stare qua, ma visto che delle prove, un poker d'assi ce l'ha, non potrebbe lei aiutare a accelerare questi tempi e a uscire fuori con quello che sa? Questo è un problema che debbono risolvere i responsabili italiani. Sì, ma anche se proprio non sono capaci di farlo, gli darò una mano io. Non è arrivato il tempo dopo 3 anni che sta qui? Se proprio non sono capaci di farlo, gli darò una mano. Quando? A farlo. Quando? Io mi auguro che siano capaci di farlo. Ma fino adesso, dico, visto che sta nel governo, non c'è speranza che lo facciano, se è così, se le sue accuse sono tali. Cioè... Io non ho fatto nessuna accusa, io mi sono limitato ad osservare quello che avviene. I sospetti ormai sono generalizzati, io mi permisi di avanzarne 4 anni fa e mi toccò quello che mi è toccato, essendo andato contro al portabandiera di una falsa rivoluzione, falsa. Perché Di Pietro ha abbandonato la magistratura, lei lo sa? E questo deve chiederla Di Pietro. No, ma visto che è uno degli altri episodi oscuri, che avrà avuto delle buone ragioni per abbandonare la magistratura, perché c'è una versione che dice che l'ha abbandonata perché voleva tentare l'avventura politica e c'è una versione che dice che l'ha abbandonata perché in quel momento era sotto ricatto. Sì, Craxi, ma lei adesso in questo momento avrebbe la possibilità, tanto più che siamo in una televisione straniera importante, di dire quello che sa, perché le ipotesi queste le ha già fatte, cioè che cosa aspetta per dire quello che sa contro Di Pietro? Io più che leggere quello che sto leggendo, scusi, c'è un tale che un'intercettazione telefonica dice che l'avvocato Luci Bello, il dottor Di Pietro, che notoriamente sono intimi, lo hanno sbancato, ed è un banchiere, lo hanno sbancato. Che cosa vuol dire? Secondo lei l'opinione pubblica tedesca come lo interpreta una cosa di questa natura? Che è uno scherzo? Che è una presa in giro? Sì, perché più lei ci aiuta a capire, meglio è. L'opinione pubblica tedesca, di fronte a un banchiere che viene intercettato e dice che il giudice che lo sta inquisendo ed l'avvocato che è il suo avvocato, ma però che è amico intimo del giudice, che dice di non ricordarsi chi gli ha raccomandato questo avvocato e come ha scelto questo avvocato, un banchiere, che sceglie un avvocato e non si ricorda chi gli ha consigliato questo avvocato. E questo avvocato è amico intimo, anzi intimissimo, del giudice Di Pietro che lo sta inquisendo. E in una intercettazione telefonica, questo banchiere dichiara: questi due signori mi hanno sbancato. Che cosa è successo? Vuol dire che questi due signori mi hanno chiesto e portato via dei soldi. Questo io lo leggo nelle dichiarazioni di magistrati o di intercettazioni telefoniche rese pubbliche. E dopodiché cosa devo pensare? Lei cosa ne pensa di questo? L'opinione pubblica tedesca cosa ne pensa? Glielo chiederemo. Perché dice che l'opinione pubblica italiana una parte pensa che sia vero quello che ha detto l'avvocato in questione, che dice che non era sbancato ma era stancato. E quindi era stancato. La verità è che credo che si prenda corpo la stanchezza verso tutta questa grande menzogna italiana che deve essere chiarita.